bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi nel video parleremo di teorie, segreti e aggiornamenti relativi alla patch di ieri, la 6.10. Tratteremo ragazzi l'isola, ovviamente, che è quasi arrivata all'ultima runa, quindi l'ultimo passaggio prima chissà di che cosa. Parleremo dell'arrivo di un nuovo materiale e ovviamente anche una bella teoria sui magazzini muffiti. Vi ricordo ragazzi comunque di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono questi video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se ancora non lo avete fatto. La domanda di oggi ragazzi lo voglio sapere, sapete che vi faccio le domande, che cosa scegliete voi in battaglia? Scar leggendario o Famas leggendario? Scrivetemelo qua nei commenti che sono proprio curioso. Quindi ragazzi, dentro velocemente con la prima teoria, anzi, capiamo un attimino quando il cubo finirà di muoversi e terminerà il suo giro. Allora ragazzi, facciamo un attimo il punto della situazione. Vi ricordo innanzitutto che la season numero 6 è iniziata il 27 settembre, giovedì 27 settembre, e il cubo indicativamente ha iniziato a muoversi venerdì 28. Più o meno, quindi in realtà 19 giorni fa. Abbiamo visto ragazzi che passano 3 giorni tra una runa e l'altra, quindi tra lo spostamento dell'isola, tra una runa e l'altra, quindi è plausibile pensare che il cubo raggiunga l'ultima runa giovedì 18 ottobre e potrebbe esserci un grande evento dedicato. Cosa secondo voi ci dobbiamo aspettare da quest'isola? Fatemelo sapere. Giovedì 18 potrebbe essere il giorno interessante. Andiamo avanti ragazzi, ovviamente parlando sempre di ciò che sta accadendo nell'isola, quindi delle rocce che continuano a crescere a dismisura nella casa. Se vi ricordate ragazzi, qualche giorno fa ho pubblicato un video che mostrava le rocce senza tutta la struttura intorno e vi ricordate che si poteva saltare da una parte all'altra. Beh ragazzi, guardate adesso quanto sono cresciute queste rocce. Cosa succederà al momento dell'evento dell'isola? Riempiranno tutto? L'isola diventerà un altro grande cubo o avranno un altro scopo? Non lo so ragazzi, ma stanno crescendo tantissimo. Avanti ancora e parliamo invece delle rune ragazzi, quelle già visitate dal cubo. Forse non tutti lo hanno notato, ma se guardiamo le zone devastate dall'isola e attivate dal cubo, ci sono ovviamente i crateri attivati. Ma se guardiamo ancora più attentamente potete vedere che ogni runa manda un fascio di luce di una grande intensità viola fino in cielo. Questo ragazzi potrebbe essere un vero sintomo di un cambiamento radicale della mappa, una possibile attivazione totale di tutte le rune contemporaneamente quando accadrà l'evento dell'isola. Dobbiamo davvero aspettarci chissà che cosa. Ma avanti ancora ragazzi e parliamo di una location che è sempre al centro oramai di ogni season di Fortnite. Sto parlando ovviamente dei magazzini muffiti, chiamati adesso sprofondo stantio. Allora ragazzi, ci sono delle teorie molto interessanti su quello che potrebbe accadere nuovamente a sprofondo stantio. Allora innanzitutto guardiamo il percorso del cubo che casualmente ha girato perfettamente intorno a questa location e altrettanto casualmente l'ultima runa che andrà a visitare è proprio quella più vicina a sprofondo stantio. Una delle teorie che sta girando in queste ore nei forum, su Reddit, nelle cose dedicate a Fortnite è che il cubo e l'isola possa
in qualche modo riempire i magazzini, il cratere che nella season precedente era stato, nella quarta season scusate, era stato creato dal meteorite. E se ci pensiamo, ragazzi, è altrettanto logico pensare che Epic Games potrebbe decidere davvero di riempire di nuovo i magazzini con quello che possa essere la lava o comunque il liquido viola che sta generandosi sull'isola, anche perché non riesco a trovare un'altra situazione nella quale possano riempire una cosa così enorme, ragazzi. Quindi staremo a vedere se col termine del passaggio dell'isola sulle rune verranno per caso presi di mezzo anche i magazzini. Ma andiamo avanti, ragazzi, e vediamo un'altra teoria abbastanza interessante, più che altro curiosa. Se andiamo, ragazzi, nella grotta, quella che c'è sotto l'isola e da dove tutto è iniziato, perché i primi cubi viola, se ricordate bene, sono proprio apparsi sotto nella grotta, possiamo ascoltare questo suono. Ed è un suono, ragazzi, molto molto particolare, che viene riprodotto anche vicino al cubo quando ci avviciniamo prima di salire con il vortice che si è creato intorno all'isola. Ho provato, ragazzi, a mettere nello spettrogramma il suono in questione, ma purtroppo non è risultato niente di anomalo. Quindi, ragazzi, potrebbe solo essere un effetto, ma avrebbe un po' strano che sia solo un effetto, o potrebbe essere davvero qualcosa che, come vi avevo già anticipatamente detto, possa far parte dell'evento che stiamo tutti aspettando dell'isola. Ma avanti ancora, ragazzi, perché, ragazzoni, ho da farvi vedere una curiosità davvero molto interessante riguardante ancora una volta l'isolazza gigante, ragazzi. Noi la stiamo vedendo, come al solito, ha girato tutte le rune, bellissima, quando poi va a prendere, ad attivare una runa è ancora più meravigliosa, perché scendono i fulmini che partono dal cratere, colpiscono il cubo, niente da dire. Ma ragazzi, se giriamo l'isola, guardate un po', sì ragazzi, sembra assolutamente un vulcano con un cubo che ne tappa il cratere superiore. Dai Epic Games, che abbiamo capito che diventerà un vulcano. Dai Epic Games, facci vedere la lava viola che esce dal vulcano e che va a riempire i magazzini, ragazzi. È davvero molto curiosa questa teoria, però è veramente uguale, identica ad un vulcano. Staremo a vedere. Ma ragazzi, tenetevi forte e mi raccomando, un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, perché qua parlo della mia teoria preferita, ragazzi, ed è veramente una cosa che vi lascerà a bocca aperta. Questa teoria, ragazzi, nasce dalla forma molto particolare che hanno appunto le, chiamiamole rocce, i quadrati viola che si sono formati e che stanno continuando a crescere appunto nella casa. Beh, ragazzi, forse non lo sapete, ma in natura, quindi sulla terra, esiste un metallo che si chiama bismuto. Adesso dite che cacchio dici, ragazzi, guardate questa immagine. Il bismuto è assolutamente molto molto simile al colore viola e alla forma di queste rocce che sono cresciute. Vi dico che il bismuto è un materiale abbastanza resistente, non uno dei più resistenti, ma abbastanza resistente, ed è veramente strano, dai, che queste rocce sono così uguali a questo materiale. Non è che per caso, se dovesse succedere che l'isola esplode,
verranno portati pezzi di bismuto in tutta la mappa e quindi magari lo potremo utilizzare per costruire delle costruzioni più resistenti? Non lo so, ragazzi, andremo a vederlo insieme, è davvero molto molto curiosa. E chiudiamo questo video, ragazzi, parlando del bunker, quello che oramai è lì dall'alba dei tempi, che è dentro ovviamente a Bosco Blaterante. La cosa veramente particolare di questo bunker è il rift che c'è al suo interno, che sembra un rift creato appositamente. Infatti sopra, ragazzi, c'è un macchinario che sembra lo stia proprio generando. Come sapete, ragazzi, il cubo è nato ed è arrivato nella nostra mappa dal rift gigante che squarciava il cielo qualche mese fa. È lecito pensare che probabilmente in questo bunker ci possano essere degli studi che stanno cercando di creare un rift abbastanza potente in modo da rimandare il cubo da dove è arrivato. Beh, ragazzi, queste erano delle teorie e delle particolarità arrivate con la nuova patch 6.10. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi in tanti al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo in live. Ciao!